Cari amici di Opera Classica e cari amici argentini di Eco Italiano, ho l'enorme piacere di avere ospite qui ad Opera Classica Ivan Magri, che è un tenore. Buonasera maestro e benvenuto. Buonasera a voi, è un piacere, un grande piacere. Maestro, lei è reduce da Napoli con Traviata, insomma, a Teatro San Carlo. Ci può raccontare un po' com'è andata, anche perché lei è stato appunto tra i protagonisti della riapertura al pubblico del teatro. Quindi un po' le sue emozioni dopo un lungo periodo di chiusura o magari di lavoro senza lo scambio proprio col pubblico. E com'è stata la Traviata a Napoli? Le è piaciuta Napoli? Napoli già la conoscevo, ho avuto la fortuna di cantare diverse volte a Napoli, quindi Napoli è una città meravigliosa che adoro per tutto, cioè, per la gente, per il calore, per il cibo, per qualsiasi cosa, per la bellezza della città, il teatro, un teatro meraviglioso, penso in assoluto uno dei più belli al mondo, anche uno dei più antichi. Posso dire una cosa, che è fondamentale avere il pubblico. L'energia del pubblico, eravamo tutti emozionati come se fossimo, non so, tipo lì, la prima volta, il debutto, perché è un'emozione incredibile. Già sentire la gente, il calore, l'energia che dà la gente, è fondamentale. È stata un'esperienza molto forte, molto forte. Ed è uno scambio, perché quando senti questo calore, senti questa energia, no? Dai di più, dai il cuore, dai l'anima, è un inno alla vita. È importante veramente iniziare, riniziare e ritornare a quello splendore che un anno fa ci abbracciava tutti in teatro e anche fuori dal teatro. È vero, è vero. Ma che Traviata è stata? Che, insomma, come le è sembrata, insomma, il ritorno a teatro o come è stato il suo Alfredo? Allora, io avevo avuto una fortuna di fare una Traviata a Madrid a luglio scorso, quindi era quasi un anno, perché poi ho fatto poi tutte cancellazioni, come tutti quanti, abbiamo avuto cancellazioni e stravolgimenti di tutto, di più. Poi ho fatto anche a San Carlo, avevo chiuso a San Carlo col pubblico l'ultima volta, che mi sembra che era novembre, però si sta tipo un concerto di Traviata, quindi era diverso. Poi uno streaming di un Rigoletto che avevamo fatto, e poi niente. Si è fatta in maniera semiscenica, e devo dire che l'emozione è veramente forte, perché rivivere il palcoscenico, poi un palcoscenico del genere, con questa energia, con questo profumo che senti proprio sul palcoscenico, è meraviglioso. Quindi vivere per noi il palcoscenico è fondamentale, perché viviamo, è il nostro cibo, il nostro sangue. È troppo importante, è troppo importante. Tra l'altro, a proposito di cibo, lei ha pubblicato delle foto molto molto buone sui suoi social in diretta da Napoli. La pizza, mi sembra c'erano anche dei dolci. Quindi le è piaciuta anche Napoli città, il cibo, insomma, è stato bene a Napoli. Sono stato benissimo, e tutte le volte che vado a Napoli ci vado con un piacere immenso, perché cioè, il cibo è fantastico. Ora non so se posso fare pubblicità ai vari posti, ma ma veramente mi sento a casa. Io sono siciliano, quindi quindi anche se abito in Abruzzo, perché mia moglie è abruzzese, allora siamo qui a Francavilla al Mare, ma quando sto a Napoli mi sento a casa. Certo. Siamo un po' le città sorelle, diciamo, tra Napoli, Palermo, la Sicilia, la Campania, insomma, sono tutte regioni che comunque molto simili tra di loro. E quindi è comprensibile la sua emozione quando è a Napoli, è così, è così. Poi sono terre di mare. No, no, poi basta farsi una passeggiata a lungomare. Il mare è fondamentale. Che sono di Catania e ho vissuto una vita a mare, anche se parte della mia vita è stata
vicino l'Etna, sotto l'Etna, ma diciamo che è fondamentale sentire quell'energia del mare, per me è tutto. Certo. Ma lei come ha scoperto appunto la sua voce da tenore e come poi ha capito che quella sarebbe diventata la sua strada lavorativa? Allora, la famiglia di mia madre erano tutti nonni, bisnonni, attori di teatro, di prosa. Sì, sì. Anche mio nonno era un attore poeta siciliano dialettale, era molto... era conosciuto, recitava lo Stabile a Catania, a Palermo, Giovanni Romeo si chiamava, quindi ho sempre vissuto con mia madre, anche perché mia madre dipingeva come gli anni più belli della sua vita, gli anni quando era bambina e andava avevano il teatro viaggiante ed è stato in tutte le città della Sicilia. E io da piccolo sentivo questa mia vocazione al palcoscenico. Ed è nata un po' per caso. Io ho anche una visione, diciamo, che è un pochettino romantica, un po' fantasiosa, diciamo, però... perché la notte che mia madre mancò, era giovanissima, aveva 43 anni, io gridai dalla finestra, c'era la finestra aperta... gridai proprio mamma mamma e io ho sempre questa immagine come se mia madre nel momento in cui lasciava questa terra mi lasciava questo dono. Questo era, diciamo, il lato fantasioso, okay. il lato romantico del mio dono, ma poi sono stati tanto il caso, tanto la come se il destino mi chiamava a questa cosa. Poi ho fatto il conservatorio a Milano, ho fatto l'esame, ho preso il massimo dei voti per entrare e ho fatto il conservatorio e poi da lì, poi dopo lo studio, ho studiato in conservatorio con la Canetti, con la Borelli, poi col maestro Pavarotti e devo tantissimo, penso che se non ci fosse stata lei non avrei forse iniziato, alla mia prima insegnante di Catania. La Monti che mi spiegava tutto. Lei quando mi ha sentito la prima volta a casa sua, grazie a un amico che mi ha portato da lei, mi ha detto: guarda, il mio unico introito sarà il tuo palcoscenico. Che bello! È stata la sua prima frase che mi ha detto. Era commosso, ricorda, quando ha sentito la voce. E mi ha aiutato proprio in maniera proprio incondizionata, senza ha detto: io ti porterò ad un certo punto, poi tu magari farai il conservatorio o qualcosa. Infatti poi ho fatto il conservatorio a Milano, il Verdi di Milano, e lei devo tantissimo a lei. Ok. La signora Monti di Catania, che è una maestra fantastica, una donna meravigliosa. Okay. Lei mi ha nominato Pavarotti, ecco, mi ricordi del maestro Pavarotti? Io ancora adesso ogni tanto lo sogno che mi fa qualche lezione e mi sveglio, sì, mi sveglio stanco, come se, madonna, quanto ho cantato. So come è andata. era già stava poco bene quando l'ho conosciuto, ma mi ha dato in quei mesi che mi ha dato tante di quelle piccole cose, tante di quelle indicazioni, di quelle sensazioni, di quelle emozioni che uno, mi porterò sempre con me, e due, mi aiutano, perché ogni tanto penso alla frase, detto, ma ti dice, vero, incredibile. Ed è stato per me molto, 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 molto importante. E ci sono anche altri insegnamenti che lei ancora oggi ritiene importanti per la sua carriera? Allora, ogni insegnante che ho avuto mi ha dato sempre qualcosa. Io devo qualcosa a tutti. La Canetti è stata, la mia prima insegnante è stata la Monti a Catania. Poi la Canetti è stata quella che mi ha accolto al Conservatorio di Milano. E mi ha trattato veramente come, tra virgolette, un figlio. Mi ha
aiutato tanto, mi faceva doppie lezioni, senza, con, veramente mi ha dato tantissimo, mi ha spiegato tantissime cose, perché io ero veramente un po' non conoscevo, allora veramente. Poi c'è stata anche la Borelli, ora dopo è mancata, ma anche lei mi ha dato tante quelle cose, e io devo ringraziare tutti, perché ogni cosa che mi hanno detto la ritrovo sempre. Ok, maestro, qual è il suo repertorio? Io ho avuto una fortuna. Pavarotti mi diceva: Ciccio, mi raccomando, tu hai una voce che tu puoi cantare tutto, mi diceva così, però devi stare attento, perché la grande carriera si fa più con i no che con i sì. Ok. Quindi dici tu, perché ho iniziato dal Don Pasquale, Elisir, così, che ancora mi capita di fare, Elisir l'ultimo l'ho fatto, mi pare, 2 o 3 anni fa a Covent Garden, a Londra. Però sto abbracciando un po' tutto. Poi certo, il Rigoletto è stato il Duca di Mantova, è stato il mio cavallo di battaglia, ancora, ed è il mio metro, nel senso, anche quando faccio un'opera un po' più pesante, e poi mi piace ritornare un po' al Duca di Mantova, perché diciamo il mio metro mi rimette in via per tante cose. È importante non lasciare anche quella strada lì. E poi ho fatto anche delle opere un po' più diciamo pesanti, diciamo Luisa Miller l'ho fatta diverse volte, c'è anche il CD con la Marina Rebecca, Petean, poi l'ho debuttato con la Nino Mazzaize ad Amburgo, poi l'ho fatto diverse volte, poi ho fatto anche il repertorio un po' più, adesso la cosa più spinta, che adesso per me è un debutto molto molto importante e molto atteso, perché lo sto studiando proprio in questo periodo, è la Turandot che devo fare a Torre del Lago. Proprio in patria pucciniana! Quindi è il mio debutto con questo repertorio, diciamo un più spinto, ed è, non vedo l'ora, perché è meraviglioso. Non riesco, appena anche ascolto, piango già al primo atto, è troppo. Ho abbracciato dalle cose più leggere, poi faccio sempre bohème, dalle cose più leggere a un repertorio già un po' più... Sto iniziando a fare questo e mi piace molto. Mm-hmm. Infatti ora le prossime cose sono la Turandot, poi devo fare a Luisa Miller e poi a Londra, e poi devo fare la Tosca in Germania, quindi diciamo che sono già le cose un pochettino tutte un po' più pesanti, però poi ritorno un po' ai miei ricordi. Lei appunto ci ha detto un po' che ha debuttato il Duca di Mantova, Luisa Miller, ma quali sono gli altri ruoli che ha già debuttato? Ah, il Duca di Mantova è quello fatto, non so, di senti... Ho fatto tanti, quindi è una lista lunga. Di cose. Uno magari. Degli ultimi è stato il Fausto che ho fatto all'Opera House di Sydney febbraio scorso. Poi devo tornare lì per fare la Butterfly, che già ho fatto diverse volte. Ed è il Fausto, mi è piaciuto tantissimo. È una cosa veramente stupenda. Finivo l'opera che proprio era tipo... Avevo vissuto proprio, a parte la musica, è tutto quell'opera e questo repertorio anche francese, è meraviglioso. Quindi, e poi ho fatto di Verdi, ho fatto quasi tutto. Ho fatto anche un'opera, una delle prime opere di Verdi, Il giorno di regno a Parma. Ho fatto Donizetti, ho fatto anche molto Donizetti. Spero di continuare a fare. una delle mie preferite Donizetti è la Lucia, perché Lucia per me è stupenda. E poi una delle mie opere preferite è la Bohème. Molto pucciniano. No, perché Puccini, io quando basta che ascolto Puccini già dalle prime note, io non so, mi dà un... Però a me è che la verità mi piacciono tutti. Tutti. Verdi è forse quello che ho fatto di più, perché ho fatto più opere di Verdi, Simo Boccanegra, Due Foscari, Luisa,
dico, letti tantissimi, Traviate, diciamo anche i Lombardi, ha fatto tanto Verdi, quindi spero di continuarlo a fare. Assolutamente. E come teatri lei ha viaggiato tanto, qualche teatro che magari le è rimasto particolarmente impresso per bellezza, non so, che l'ha colpita particolarmente, se può dirlo. Sì, allora, il Bolshoi è bellissimo, mi ricordo. E poi, quando ho fatto la Traviata al Bolshoi, mi ricordo che ho visto il corpo di ballo, sai, il Bolshoi, ho visto il corpo di ballo che un po' che si riscaldavano, ero così e guardavo. Wow! Tipo, il ballo del Bolshoi. No, poi tutti i teatri, ogni teatro ha la sua bellezza, la sua storia. Io sono stato fortunato perché ho cantato in quasi tutti i più grandi teatri del mondo, anche i più piccoli, ho cantato in molti teatri, e ogni teatro ha uno che mi ha impressionato per bellezza al Buenos Aires, il Colono di Buenos Aires. No. E mi ricordo anche l'acustica, ho fatto l'Elisir d'Amore. Già la prima nota proprio si sentiva questa enorme, ma un'acustica fantastica. Ed è saranno contenti i nostri amici argentini, allora. Uno dei miei preferiti in assoluto. E ho lasciato il cuore a Buenos Aires. Mm-hmm. Era un teatro, ma anche l'ambiente che ho vissuto in teatro. È capitato che poteva esserci la possibilità di tornare, ma ero sempre occupato e non sono riuscito a tornare, ma se in futuro capiterà un'altra occasione, sicuramente tornerò con molto piacere, perché è un teatro meraviglioso, è una città stupenda. Ok. Maestro, qual è l'opera del suo debutto assoluto sul palcoscenico d'opera e cosa ricorda del momento del debutto, proprio la prima volta sul palco? Allora, la prima volta sul palco, bisogna vedere, perché poi la prima volta sono sempre prime volte, perché dice la prima volta. Perché la prima volta, diciamo, su un palco, la prima cosa che ho fatto come era l'Edmondo nella Manon a Genova, che dirigeva Oren. Ecco. È stata la prima cosa che ho fatto. Dopo ho fatto lo Sposino nella Lucia a Bologna. Mm-hmm. Poi da loro ho fatto solo ruoli principali. Dopo questi due ruoli un po' da giovincello. Ok. E ho fatto i ruoli. E la prima cosa che ho fatto che veramente mi ha emozionato, io quell'emozione che sentivo lì, era il Marinfaliero di Donizetti. L'ho fatto a Sassari e a Bergamo, che hanno fatto pure il DVD. Ed era la prima cosa che facevo da tenore protagonista. Mm. Ed è stata un'emozione che ancora oggi quando ci penso entra. E io guardavo tutti i tenori cantare quando ero in conservatorio a Milano, così ho detto, adesso ci sono io e faccio il protagonista. Era emozionante. Sì. Sì, ma le è mai capitato di emozionarsi in scena durante una performance, magari fino alle lacrime? No, ma a me capita spesso. Ah, e come fa a gestire la situazione? In alcune opere, ad esempio in Bohème, io alla fine, quando io piango, in Bohème io alla fine piango spesso, proprio tantissime volte vivo così tanto quest'opera, questa musica che piango. E poi io ho fatto diverse opere con il maestro Placido Domingo, e l'energia che ti dà anche lui è incredibile, perché mi ricordo in scena lui ti parla. Okay. Simon Boccanegra, abbiamo fatto i due Foscari, e lui fa, figlio mio, poi in scena, perciò energia proprio che tu parli con lui, e anche con Leo, con il grande Leonucci, ci sono questi grandissimi insuperabili che ti danno delle energie che proprio senti veramente, veramente quella scena, senti quel momento, senti di essere lui. E questi grandi, a parte per le loro doti vocali, musicali e di artisti, sono artisti veramente insuperabili e inarrivabili, ma in questo tu senti veramente l'energia che ti danno mentre sei vicino a loro. Sì, sì. Lei prima ha fatto il nome di Daniel Oren, che è praticamente un totem, diciamo, del podio internazionale.
ha collaborato anche con altri direttori d'orchestra. Ecco, un artista, un tenore, come riesce ad entrare in empatia e anche in una collaborazione, un dialogo professionale con un direttore d'orchestra? Allora, per fortuna i direttori d'orchestra sono tutti molto diversi l'uno dall'altro. Capita, ho fatto una settimana prima la stessa opera con un direttore, arrivi in un teatro e ti chiede il contrario. Ma meno male, no. Però noi ci proviamo, perché noi ci proviamo a fare, perché giustamente ogni direttore d'orchestra ha la sua visione musicale, sempre che si attiene a quello che ha scritto l'autore, perché sennò il compositore diventa un pochettino complicato. Però l'importante, io dico sempre, è cantare insieme, fare musica insieme, perché se già si sente. C'è qualcosa che si sente, si vede e il pubblico lo avverte. Se c'è già qualcosa che non una mancata sintonia, certo, poi capita, senza fare nomi, capita con chi senti più affinità, con chi veramente senti e con chi un po' meno, ma come in tutto, come In capita tutto. con i registi, no, è normale. È normale. Ok. Delle differenze. C'è qualche costume, maestro, che le è piaciuto in particolar modo e che non voleva più lasciarlo? Le è mai Allora, capitato? io ho fatto tantissimi duca di Mantova. Ok, e Erano quindi. dei costumi veramente che mi trovavo proprio. Ad esempio, ci sono i costumi bellissimi, sono quelli del Rigoletto storico, del Covent Garden. Sono stupendi perché sono proprio originali, sono proprio. L'unica difficoltà è che sono veramente autentici. Quindi se praticamente tu dopo, non so, devi andare in bagno perché devi fare una telefonata, veloce, non puoi fare niente perché sei completamente legato praticamente. Però diventa complicato, infatti. Però comunque costumi ne ho avuti di bellissimi, però ne ho avuti, devo dire, anche alcuni bruttini, in alcune cose. Tutti ne ho avuti anche di bruttini, devo essere sincero. Non dico dove. Ok. Maestro, lei che idea si è fatto dello streaming dell'opera, insomma, in questo periodo, poi tra l'altro molto molto adoperato purtroppo a causa della pandemia, ma lei che idea si è fatto dello streaming e dei social relativamente all'opera, alla musica classica, al balletto? Allora, lo streaming sicuramente è stato uno strumento in questo periodo per dare voce sia alla musica sia all'arte. L'importante è che si torni alla normalità, perché va bene fare una recita in streaming, ma l'importante è stato uno strumento importante, sicuramente lo sarà anche in futuro, perché è una cosa, però l'opera si va a vedere in teatro. Perché le emozioni del pubblico e le nostre emozioni sono diverse. E sentire il teatro, respirare il teatro è la vita, è un inno all'amore, un inno alla poesia, all'arte, e non si può vivere senza respiro. E io penso che l'arte sia respiro. Assolutamente. Maestro, lei è siciliano. Io sono di Che Catania. rapporto ha con la Sicilia e quanto della Sicilia porta nel mondo nei suoi viaggi? Allora, io sono proprio siciliano. No, no, come ogni catanese che abbiamo, se abbiamo la fortuna di avere il mare e l'Etna, siamo molto, molto emotivi, molto vulcanici e molto, molto. Vedi, non riesco a stare fermo neanche. La capisco, sono napoletana, quindi. E infatti, uguale, per questo mi trovo bene a Napoli, mi trovo perfetta, mi trovo a casa. Io quello che dico è che cerco di insegnare anche ai miei figli è l'importante è essere se stessi sempre e sorridere. Ma non è un sorriso di circostanza, un sorriso finto. È sentire, avere e cogliere la bellezza collaterale in tutto.
perché è veramente fondamentale. E questo è un insegnamento che aveva, che dava mia madre. Noi eravamo 5 figli, mia madre purtroppo è mancata, come ti ho già detto, giovane, e lei era, ed era proprio, aveva l'arte, la poesia, che non so, che era nel suo animo, nei suoi occhi. E ha trasmesso a tutti e 5 figli questa bellezza, questa bellezza del sorriso, questa importanza del sorriso. E io spero di inculcare anche ai miei figli questo, di insegnargli questo, perché la poesia del sorriso è troppo importante. Ed è quello che io cerco di vivere questa vita, questa fortuna che ho, di poter fare la cosa che amo, perché mi sento un privilegiato di poter andare in giro a cantare, ad esprimermi, a sentire questa vita che scorre nelle vene mie e del pubblico. E l'importante veramente, secondo me, è vivere la vita col sorriso. Come tutti, capitano le tragedie, capitano i periodi un po' più bui, ma l'importante è scavalcare e avere questa energia, diciamo, io credo molto negli angeli, in questa energia angelica. E per me è troppo importante sorridere. Sì, è quello che porto dalla Sicilia, il sorriso. Ok. È fondamentale. Ma i suoi figli, diciamo, vede che ci sono interessi per l'opera, la musica classica? Come li vede? Qualche volta devo fare un video quando di mio figlio che imita me mentre studio, che canta. Cioè, lui che bello! Anni e 4 mesi e fa ridere, fa gli acuti. Invece mia figlia è una ballerina fantastica, un'eleganza. Ma lei fin da piccola, fondo da piccola, proprio lei sta sempre a ballare. Si svegliava la mattina, voglio il tutù, le scarpine, le cose, una cosa. Poi ti mando qualche video. Ma l'hanno mai vista a teatro cantare? Sì, sì, sì. Mia figlia... E che dicono di questo papà tenore? No, a me è una cosa... Ti racconto un aneddoto. Ero con la regia sempre di McVicker, quella del Covent Garden. Era una... Diciamo che era una nuova produzione in Finlandia, a Savonlinna. Però riprendevo un po' quella e i costumi erano gli stessi del Covent. E io la mia, siccome diciamo che la prima scena un po' dell'orge è un pochettino particolare, è un po' abbastanza un po' spinta, no? E io entro in scena che c'ho un mantello con niente sotto, così un po' col torso nudo, così, e ci sono un po' i figuranti, i mimi, così, e io sono un po' cattivello con le ragazze, perché il Duca di Mantova sa che non era un bravo uomo, no. E c'era una prova, mi sembra che era generale, mia figlia era molto piccola, di solito stava sempre zitta, stava in fondo con mia moglie. Non so se c'è presente la Savonlinna come al castello, è molto sì. In fondo che era con lei in braccio, così, che stavo guardando, e appena entro io tutto così spavaldo, bella in corriera borghese, entro così, c'era, prendo un mimo così, una ragazza che devo fare la parte del Duca di Mantova, e appena prendo, sento da lontano mia figlia che fa papà. In mezzo, proprio ho sentito la sua voce, cioè, mi sono imbarazzato. ho coperto subito di istinto la ragazza, il mimo, l'ho coperto subito così. Ho iniziato, però mi sentivo, mia moglie l'ha portata via subito. Però dicevo, sta sempre zitta. L'unica volta che ha detto qualcosa è stata questa. Poi di solito anche in teatro sta sempre zitta, e poi sempre da quando era piccolissima. Perché lei è abituata, quando era in pancia, che sentiva le opere, e lei sta sempre lì, proprio lei. E poi quando io torno, cioè, e lei sta lì, sta a guardare proprio, e poi è sempre fiera di me, no? Io vedo là, lei mi accorre, mi sistema, non so, il papillon, oppure se c'è il costume, mi guarda, mi dà i bacini, papino, papino. No, sono... Il piccolo ha 2 anni e mezzo, quindi è un anno che siamo qua fermi, quindi no. Avuto le possibilità della più grande, che ne ha 5, quindi. Però tutte e due si hanno l'animo artistico, si vede. Ok, quindi li vedremo prossimamente. Anche perché mia moglie è una danzatrice classica, Ah, ok. quindi
quindi è normale che a casa respirino quest'aria. Assolutamente, assolutamente. Maestro, cos'è per lei la musica? Già ti ho accennato prima, per me la musica è il respiro. Il respiro è vita, quindi bisogna viverla col massimo dell'intensità perché l'arte è veramente un inno alla vita, quindi viviamolo, non si può prescindere da questo. Quindi per me, mi sento veramente un privilegiato, un fortunato veramente a fare quello che amo. E spiego sempre anche ai miei figli questa cosa, dico guarda che papà è fortunato, ogni tanto purtroppo non ci sono, ma cerco sempre di farli venire, io faccio viaggi, tutto per cercare di stare vicino a loro, ma sai, con questo, però l'importante è che loro devono capire questo. Infatti ogni tanto siamo lì al pianoforte, un pochettino, studiamo un po' di pianoforte, così. L'arte è tutto, perché io la respiravo con mia madre per il teatro, per la poesia. Io devo tutto a questo, devo tutto a questo respiro di arte. Ok. Maestro, lei già ci ha dato qualche anticipazione. Ci sono eventi futuri di cui può darci qualche altro piccolo indizio? Ovviamente capisco che il periodo è difficile, però se può, ne siamo grati. Sì, c'è praticamente. Adesso finisco di fare la Traviata a Napoli, poi ho questo debutto attesissimo che adoro della Turandot, Torre del Lago. Aspetto il video, eh. E poi c'è la Luisa Miller, e poi a Stoccarda faccio la Tosca, quindi queste sono altre, e poi ci sono anche altre cose che purtroppo stanno riprogrammando, c'è un pochettino di confusione, però diciamo le prossime tre cose sono queste. Ok, allora maestro, io le chiedo dei saluti Sì. per gli amici di Opera Classica, però li deve fare sia in italiano che in dialetto siciliano. Va bene, ok. Fammi pensare. Okay. Allora, amici di Opera Classica, vi saluto. Speriamo di vederci presto tutti insieme al teatro perché è troppo importante. Vi ringrazio perché siete, diciamo, le fondamenta, e siete veramente la musica che c'è dentro quest'arte. Quindi è importante vivere, ascoltare, e sentire questo. E invece in siciliano, amici miei, io vi saluto a tutti i pari e vi ringrazio con tutto cuore e vi voglio bene. Grazie, grazie maestro. Grazie di aver partecipato ad Opera Classica. È stato un grande piacere. Grazie mille per questo percorso tra carriera, emozioni, insomma, veramente grazie mille. E le mando un buona salute e buona musica sempre. Grazie. Ciao a tutti. Ciao, ciao. Arrivederci. Arrivederci.